Grande Fratello, cosa ci aspetta domani? Nella casa del Grande Fratello, le dinamiche tra i concorrenti continuano a essere al centro dell'attenzione, con nuovi sviluppi e confronti che tengono gli spettatori incollati allo schermo. Recentemente, il gioco della bottiglia ha acceso gli animi, portando a momenti di tensione e divertimento. Marco Bendato ha dato il via al gioco baciando Perla, mentre Angelica ha mostrato la sua sensualità con un ballo dedicato a Fiordaliso. In un momento esilarante, Alex ha costretto Rosy e Giuseppe a scambiarsi i vestiti, provocando risate tra i partecipanti. Vittorio, invece, si è trovato a dover baciare Fiordaliso sulle labbra, aggiungendo ulteriore pepe alla serata. Un altro tema caldo nella casa è stato il matrimonio finito di Massimiliano. Durante una conversazione, Fiordaliso ha notato un'emozione particolare negli occhi di Massimiliano e della sua ex moglie, suggerendo che tra loro ci fosse ancora amore. Massimiliano ha ammesso che il loro era stato un amore grande e che la separazione era avvenuta per il bene di entrambi, nonostante i sentimenti ancora presenti. La tensione è aumentata quando Vittorio ha affrontato le accuse di Alex, che lo aveva nominato per un motivo che Vittorio ha ritenuto futile. Vittorio ha espresso il suo disappunto per essere stato paragonato ad Alex, sostenendo di non aver mai voluto screditare la carriera sportiva o i sacrifici di quest'ultimo. La situazione tra i due non sembra ancora risolta, lasciando spazio a ulteriori sviluppi. Un momento chiave è stato il confronto tra Letizia e Rosy, dopo uno scontro avvenuto in una puntata precedente. Anita ha cercato di mediare tra le due, ma nonostante gli sforzi, le accuse reciproche hanno impedito un vero chiarimento. Letizia ha accusato Rosy di aver usato informazioni personali contro di lei, mentre Rosy ha sostenuto di aver agito per lasciare spazio a Letizia con Paolo e per dormire meglio. La discussione non ha portato a una risoluzione, lasciando entrambe le concorrenti in uno stato di tensione. La serata si è poi trasformata in un divertente gioco di imitazioni, con i concorrenti che si sono vestiti come altri inquilini. Tra le imitazioni più riuscite c'era Letizia nei panni di Beatrice, Alex in quelli di Giuseppe, Angelica come Grecia e Paolo come Angelica. Infine, le nomination hanno visto Rosy Cin, Vittorio Menozzi e Angelica Baraldi a rischio eliminazione. Sorprendentemente, più della metà del pubblico sembra voler salvare Vittorio, seguito da Rosy, mentre Angelica appare come la possibile eliminata. Questi sviluppi all'interno della casa del Grande Fratello continuano a catturare l'attenzione del pubblico con alleanze, rivalità e momenti di leggerezza che si intrecciano in un mix irresistibile di emozioni e intrattenimento.